I croati si preparano alle elezioni anticipate di domenica dopo 6 mesi di vita del governo di Timo Reskovic. L'esecutivo era guidato dal partito conservatore Unione Democratica Croata in coalizione con la nuova formazione centrista Most. L'Unione Democratica Croata si presenta alle elezioni con un nuovo leader, l'eurodeputato Plenković. Il nostro è il partito croato più grande e forte e ha come obiettivo quello di unire e non dividere la società. Voglio che i valori e le priorità dell'Europa siano nell'agenda del futuro governo, all'ordine del giorno del futuro Parlamento croato. Chi vincerà dovrà probabilmente formare una coalizione con la nuova formazione di protesta Most, nata contro la dominazione dei due maggiori partiti. Credo che tutto si possa riassumere in 3 parole, delusione, sfiducia e rassegnazione. Delusione soprattutto nei confronti del precedente governo guidato dall'Unione Democratica Croata, anche perché era in coalizione con il partito Most. Il 16 giugno per dissensi interni alla coalizione, l'ex leader dell'Unione Democratica Croata Karamarko ha fatto cadere il governo del quale era vice premier, aprendo le porte a nuove elezioni. L'esito del voto è incerto. Il leggero vantaggio, il centro-sinistra guidato dall'ex premier Milanovic, che spera di tornare al potere.